Paolo Brosio, chi è stato per te Romeo Conetani? È stato uno dei miei primi maestri nel campo sportivo, non solo lui ma tutto lo staff, cioè come si conduce e si organizza una squadra a livello professionistico di Serie A. Io venivo dall'Università della Nazione e avevo già delle capacità, Romeo aveva intuito questo. Però è stato un trampolino pazzesco perché seguivo il Pisa in tutti gli spostamenti, organizzavo gli incontri con la stampa. Poi mi ricordo, ora mi sono dimenticato di dirlo prima, ma Romeo organizzò la Mitropa Cup che vinse il Pisa. Sì, sì. E la organizzai tutta da solo, facendo le traduzioni in inglese per tutte le squadre di calcio dell'est che erano venute a Pisa. E Pisa vinse tu perché insomma, aveva una squadra che era una cosa a livelli proprio da squadra di, diciamo, di buona metà classifica, anche qualcosa in più a livello nazionale, quindi Serie A, per cui c'aveva dei fenomeni. E la società era guidata da Romeo, che bastava vedere cosa faceva per imparare. E oggi cosa porterebbe Anconetani in questo calcio? Beh, porterebbe sicuramente la capacità manageriale. Lui secondo me era uno di quei manager più bravi della storia del calcio italiano, cioè, sicuramente. Ci ho avuto la fortuna di studiare all'Università di Pisa, perché è comunque una delle più importanti d'Italia, e di cominciare a muovere i primi passi alla Nazione, girando le varie redazioni, facendo una grande esperienza. E dopodiché Romeo è stato un banco di prova, e poi insomma da passare da Romeo a Anconetani, Emilio Fede, è stata dura. Però comunque avevi già una certa esperienza. Però guarda, cioè, capito, mi ha dato quella forza di andare avanti, perché se esci vivo da quei due lì sei a posto. Senti, l'ultima considerazione una carriera bella. Sì. L'ultima considerazione sulla ripresa del campionato, visto che comunque la prossima settimana la Serie A riparte, cosa ti aspetti, anche degli sconvolgimenti magari in classifica? Sì, dico che è anomala, no? Questo stop del campionato, quindi chi giocava molto bene subisce un impasse e deve ritornare a quei livelli, però chi è partito col piede sbagliato ha avuto il tempo di recuperare, quindi ci sarà un campionato più equilibrato, ci sarà una lotta forte fino all'ultimo. Quindi, insomma, il Napoli non ha ancora vinto lo scudetto? Il Napoli è la squadra che attualmente gioca meglio non solo in Italia, ma anche direi a livello in Europa. E quindi merita tanto, però il campionato non è solo al girone di andata, c'è anche il girone di ritorno. Io lo dico da juventino, ma anche se fossi un tifoso del Milan o dell'Inter avrei delle aspettative, perché non bisogna mai mollare, figurati a metà campionato. Ma dalla Juve cosa ti aspetti? Visti anche tutti i problemi? Mi aspetto anzitutto che a livello societario cambi il manico e ci sia finalmente un equilibrio, cosa che è mancato adesso. E poi mi aspetto anche che con l'ingresso di due fenomeni, che per quanto ammaccati o in fase di restauro, diciamo, possano finalmente dare il contributo per la stoffa che hanno. Cioè, sto parlando di Chiesa e Pogba, sono due campioni. Messi nella Juve delle ultime 4-5 domeniche potrebbe essere la novità del girone di ritorno.